Non si vedono soluzioni a breve termine, quindi dove possibile gli agricoltori chiedono cambiamenti strutturali. Il problema principale in questo periodo è quello dei rincari che fa lievitare i costi di produzione e non riescono ad essere compensati sui consumatori. Già nel post pandemia la domanda molto alta di materie prime ha fatto lievitare i costi, poi l'invasione russa in Ucraina ha fatto il resto. Le voci che pesano di più sono fertilizzanti, la Russia è tra i principali produttori e i mangimi legati alla scarsità di produzione di soia e mais. I concimi noi stimiamo che siano aumentati del 170%, un 90% per quanto riguarda i mangimi e un 120-130% per quanto riguarda il gasolio, che sono chiaramente tre voci che vanno a incidere sul bilancio aziendale delle nostre aziende agricole e degli allevamenti in modo sostanziale. Su tutto questo chiaramente c'è la crescita dei costi energetici, che ha un effetto orizzontale su ogni attività, quindi siccome sono prodotti che si spostano nel mondo in maniera molto, molto consistente, la crescita dei costi dell'energia incide molto. Difficile compensare aumentando il prezzo di vendita, perché se i prodotti rimanessero invenduti sarebbe un ulteriore danno per le aziende. Il governo è venuto incontro agli agricoltori, ad esempio tagliando le accise sul gasolio per i mezzi a trazione. Anche il meteo sta complicando la situazione, questo 2022 è stato profondamente segnato dalla siccità. Soluzioni d'emergenza non possono bastare per far fronte a problemi che non si ripianeranno in poco tempo, servono soluzioni strutturali. Avremo la possibilità in Italia di produrre molto di più e quindi dobbiamo fare in modo che queste terre incolte siano al più presto ripristinate e coltivate, ecco, per dare lavoro agli agricoltori e per far sì anche che le aziende continuino a produrre e che non debbano invece chiudere. Qui si apre un tema che è la gestione della risorsa acqua, cosa sulla quale secondo me, specie in questa regione, siamo piuttosto indietro. In questo pensiamo che sia indispensabile che ci sia una programmazione per la costruzione di strumentazioni che partano dalla conservazione e dal riutilizzo di una serie di acque. Mi riferisco ad esempio alle acque che finiscono in mare dopo la depurazione.